Coronavirus, il quadro epidemiologico in provincia di Belluno vede ad oggi 59 positivi, la maggior parte dei quali domiciliati e in larga misura asintomatici. 378 le persone in isolamento domiciliare fiduciario e 2 i pazienti ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva. Situazione sotto controllo, dunque, come l'ha definita il direttore generale dell'ULS Dolomiti Rasi Caldogno in una diretta Facebook. L'azienda sanitaria resta dunque impegnata nella lotta al virus. A metà agosto c'è stata questa grande ondata di rientri dalla Croazia in particolare, dalla Spagna, dalla Grecia, qualcuno anche da Malta. E su questi rientri sono stati effettuati più di 1750 tamponi. I tamponi in chiave volontaria effettuati sono stati circa 240. Durante l'aggiornamento online è intervenuto anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione di Belluno, il dottor Sandro Cinquetti, che ha illustrato i punti più rilevanti che riguardano la sicurezza nelle scuole e il piano messo in atto dall'ULS a tutela di insegnanti, personale scolastico e studenti. Che cosa deve fare un genitore se al mattino il bambino presenta febbre, tosse? Quel bambino va tenuto a casa, va avvisato il pediatra di famiglia. Il pediatra di famiglia valuterà se orientare il bambino verso uno dei nostri 2 punti grading. Il genitore, di regola entro 24 ore, anche meno, riceve un SMS che lo avvisa dell'esito del tampone, con la possibilità anche di scaricare il referto se ne avesse necessità. Concluso il periodo di malattia anche con tampone negativo, per essere riammesso a scuola, il bambino deve contattare il pediatra di famiglia per preparare un certificato che consente al bambino la riammissione scolastica.